Una tavola rotonda per la nafta pulita. A Milano, in occasione del convegno sui combustibili e sui nuovi propellenti, si discute a proposito di carburanti per motori diesel ad alta velocità. La relazione principale è svolta dal dottore Sweeney, vicepresidente della Esso Research and Engineering Company. La nafta è il combustibile del domani. Non servirà solo per mandare avanti i camion, ma sarà usata anche per motori spinti. Ha un solo inconveniente, i gas benefici che emana. È possibile eliminarli? Lo chiediamo al professor Padovani. Indubbiamente l'inquinamento proveniente dai gas di scarico dei motori diesel nelle città è importante. Non si tratta soltanto del fumo di cui si è parlato questa mattina, ma di contaminanti diversi, ossido di carbonio, ossidi di azoto, dei quali purtroppo non sono neanche stati fissati i limiti tollerabili. Nell'istituto da me diretto si sono iniziate ricerche in questo senso, ma il cammino è lungo e i mezzi richiesti sono notevoli. C'è da sperare che i gas benefici non ci distruggano prima che gli scienziati abbiano distrutto loro.